Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Scusate il periodo di assenza qui su YouTube, ma ho avuto diversi impegni, così non ho potuto pubblicare nessun video in questi giorni. Adesso rieccomi con un nuovo video in cui mi trovo in stazione e vi porto con me a Milano per 3 giorni. Qui siamo già partiti, viaggio insieme a mio marito che mi accompagna. Il treno che ho preso è un Frecciarossa 1000. Il viaggio è stato abbastanza comodo. Qui stiamo arrivando in Toscana, dove iniziano a vedersi le tipiche colline verdi toscane con i cipressi e i vigneti. E dopo alcune ore siamo finalmente giunti a Milano. Questa è la stazione centrale. Devo dire che faceva caldissimo in città, invece da me è più di un mese che piove e fa freddo. Qui a Milano ho trovato già l'estate. E dopo aver visto alcune profumerie in stazione, tra cui Sephora e MAC Cosmetics, perché sono alla ricerca di una palette ombretti nude, mi sono diretta in albergo per fare il check-in. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi mi trovo qui a Milano perché sono venuta a fare una commissione. Adesso mi trovo in albergo, questa è la stanza e adesso ve la farò vedere, farò un room tour. Sono venuta qui perché devo fare una commissione, ne ho approfittato anche per fare un giro in città e adesso vi faccio vedere la stanza. Questo è l'ingresso, quindi da qui si entra nella stanza che è questa. Sulla destra abbiamo questo mobile per appoggiare la valigia, la borsa, molto capiente. Sotto c'è anche uno spazio, poi qui abbiamo una scrivania con il frigo bar, la sedia, uno specchio e la televisione con una luce. Questo è il frigorifero, molto utile perché ha fatto caldissimo a Milano in questi giorni. Lì abbiamo un armadio. Ecco, questo è l'armadio all'interno. Ho messo i giubbini che abbiamo portato perché da me faceva freddo, però qui a Milano fa caldissimo. Poi qui c'è una tenda con questi faretti. La tenda si deve tenere chiusa perché affaccia su un cortile, quindi è meglio che è questo il cortile. È meglio tenerla chiusa ovviamente per privacy. Poi questo è il letto matrimoniale, con 2 comodini e 2 lampade. La stanza è molto spaziosa. Poi abbiamo un'altra sedia, il condizionatore, utilissimo. E poi qui abbiamo il bagno. Questo è il mio posto. Qui ho portato tutti i trucchi. C'è anche il telefono. E questo è il bagno. Qui abbiamo i sanitari. Lo specchio, poi qui abbiamo questa vasca idromassaggio che non ho provato, le asciugamani, manca l'appoggio per la doccia e niente, poi questa è la porta. Il bagno è grande, usciamo e questa è la stanza da quest'altra angolazione. E questa camera è venuta 167 euro per 2 notti ed è un prezzo che ho trovato tramite un'app di prenotazione. È abbastanza vicina alla stazione, abbastanza collegata, direi abbastanza bene dai mezzi, dalla metropolitana e dai tram, quindi è stata comunque una camera comoda. Ok, e noi ci vediamo dopo. La partenza è per domani, quindi questo già è il penultimo giorno, perché in realtà qui sono stata 3 giorni in tutto, quindi questo è il giorno centrale. E domani riparto, ritorno a casa. A dopo. Nel pomeriggio ho fatto un giro per Milano in tram.
e poi sono andata davanti al Politecnico di Milano, che è la zona universitaria, dove ho visto tutte queste tende che simboleggiano la protesta degli studenti contro il caro affitti, perché a Milano costa tantissimo affittare un monolocale. Si spende sui 1.000 euro al mese, condominio compreso, ma utenze escluse, per cui gli studenti sono costretti a dormire in tenda. La mattina successiva ho fatto colazione al McDonald's. Questa è la colazione con cappuccino, succo di frutta e cornetto. E poi mi sono recata in stazione per prendere il treno del ritorno. Ho viaggiato in business class, questa è la carrozza business con i sedili reclinabili e molto più comodi e grandi rispetto alla carrozza standard. Io avevo un posto a 4 con il tavolino centrale perché su Trenitalia ce ne sono di più di questi posti a 4, invece su Italo sono di più i posti a 2, oppure i posti si possono scegliere a pagamento. Per cui se viaggiate in due c'è più probabilità di prendere un posto a due su Italo rispetto a Trenitalia. Poi ci hanno dato una lunchbox che è questa ed è offerta, la danno solo in business e non si paga niente, nemmeno per il servizio bibite. All'interno c'è una bottiglia d'acqua naturale, dei crostini salati, due dolcetti di pasta frolla, un croccante salato al pesto, un tovagliolo e una salviettina umidificata. E questo è tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, vi saluto e noi ci vediamo presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti!